Il Bitonto cade ma non frana a Molfetta. Scatta in avanti, viene raggiunto, dissipa una gerla piena zeppa di occasioni e soccombe dinanzi ad una mini succursale nero-verde dello scorso anno. Mister Valeriano Loseto propone Petrarca fra i pali, la coppia di occhiuti baluardi Silletti Gianfreda, Spinelli in cabina di regia assistito da Clemente Ungredda, davanti il talento lucente di Taurino alle spalle di Palazzo e Maffei. Il collega Renato Bartoli sceglie Calvarese e Panebianco quali sentinelle di Diamè, manzo signore del centrocampo, longo a fiammeggiare sulla fascia, la classe fosforescente di Montinaro al servizio di Coratella. Dopo le canoniche fasi di studio, vantaggio ospite. All'ottavo, assist callido di Maffei per il fantasista Tascabile, che stoppa e di destro fulmina Diamè. Minuto 12, Manzo ci prova dai 30 metri, il cuoio si spegne fra le braccia di Petrarca. Un attimo dopo, Montinaro appena dentro l'area a giro, Petrarca si tuffa e blocca. A tre dalla mezza, il destro d'incontro dal limite dell'ex centrocampista bitontino non trova il bersaglio grosso. Inzuccata sotto misura di Dimo Dugno al 32esimo sopra la traversa. A 10 dall'intervallo, il pareggio. Corner da destra e inzuccata ferale di Panebianco nell'angolino. Al 43esimo, Diamè in coraggiosa uscita contra Palazzo, piatto chirurgico di Ungredda e prodigio del goalkeeper adriatico. Primo di recupero, flipper maledetto in area molfettese, l'artiglio di Calvanese fuffa la chance preziosa a Taurino. Al rientro dagli spogliatoi, i leoni continuano ad essere pericolosi, eppure i molfettesi la ribalteranno. Sesto, Maffei per Palazzo che addomestica per Chiaradia, mancino secco ma altissimo. Poco prima del quarto d'ora il vantaggio molfettese, cross di Stasi da sinistra e Silletti intercetta con la mano, dal dischetto il numero 10, Fredda Petrarca. Il rigitto dei leoni non è tonante come avrebbe dovuto. Minuto 24, svetta Gianfreda, fuori. Poco prima della mezz'ora, punizione dalla tre quarti di Chiaradia. La sfera colpita da Silletti scivola ad un sospiro dal palo. Ancora, palla che spiove dalla bandierina, destro radente ma frontale del centrale nostro. Diamè si accartoccia e a branca impresa. Al 37esimo Figlioli arpione il cuoio in area e sfolgora, traversa frantumata. Pochi giri di lancette e Gianfreda in corna. L'estremo difensore di casa blocca ancora. A 60 secondi dallo scadere, Tedesco sbatte il cuoio nel sacco e fa 3-1, dopo la deviazione di Petrarca su pallone sbucato chissà come fuori da un criptico acciaccapesta. Ora urge ricostruire il morale subito e testa al tremendo Nardò dell'allenatore del centenario Nicola Ragno.